è meta di pellegrinaggio Leroy in Borgogna. È Henri Leroy, il fondatore dell'azienda, il padre di Lalou bis Leroy, che ci ha inviato quella gentile cartolina, era già un uomo ricco quando nel 1930 divenne, ma era diciamo straricco, diciamo la verità, divenne, come diremmo oggi, cliente premium del domaine della Romanée-Conti, beato lui, comprava tranquillamente grandi quantità di vini della Romanée-Conti. Lui era la terza generazione di mercanti di brandy, quello di prima, e anche se insomma fa strano dirlo, era mercante di vini base per spumanti prodotti all'estero, per esempio i Sekt tedeschi. Lui vendemmiava le sue uve di Aligoté, di Pino Bianco e di Chardonnay molto molto presto in Borgogna, ovviamente, acidità altissime, ed erano delle ottime basi spumanti per vini tedeschi. Questo era il suo modo, diciamo, questa era la sua attività iniziale, quella dei suoi avi. Lui aveva anche fondato una piccola attività di negozio, acquistava uve e le imbottigliava, acquistava uve in maniera abbastanza malaccorta a quanto sembra. Comunque, a forza di comprare bottiglie del domaine della Romanée-Conti, divenne amico intimo di Edmond de Villene, che era l'attuale, che era all'epoca comproprietario, era comproprietario insieme al cognato, era in realtà il vero proprietario. Ora, le cose nel 1930 al domaine della Romanée-Conti non andavano male, andavano malissimo. Vigne, cantine, braccianti, erano un pozzo senza fondo. La Romanée-Conti non se la passava affatto bene, in particolare suo cognato, che si chiamava Chambon, Jacques Chambon, era piuttosto malcontento di come andavano le cose. Manifestò l'intenzione di vendere, e nel 42, quando la società venne ricostituita in Société Civile, vendette davvero. Vendette metà del domaine della Romanée-Conti. Lì era questione di esserci o non esserci, di essere presente coi soldi o non esserci. Henri Leroy c'era, i soldi c'erano, comprò metà del domaine della Romanée-Conti, diventando quindi non più cliente ma socio di Edmond de Villene, e di lì in poi la sua famiglia, di tutti i discendenti di Edmond de Villene fino a Aubert de Villene, che è oggi il proprietario. Aveva una figlia, anzi due, Pauline e Marcel. Marcel, la minore, nata nel, non lo dico, la signora, vi pare che vi dico l'età, detta Lalou. La quale manifestò da piccola, ma proprio piccola piccola, una passione smodata per il vino. Siccome il padre aveva questa piccola attività di negozio, che a questo punto conduceva con sempre maggiore difficoltà, visto che aveva comprato un mezzo domaine della Romanée-Conti, la bambina, 10-12 anni, seguiva i cantinieri, assaggiava tutto, aiutava a mettere i tappi, aiutava a etichettare le bottiglie, si faceva tutto a mano, assaggiava. A 16 anni era in grado di distinguere nettamente e senza errori un cru dall'altro, e a 20 andò dal padre, gli disse: senti un po', beh, non gli disse proprio così, noi siamo nel 1950, abbiamo l'annata 37 ancora nelle botti, la vogliamo imbottigliare? Sono passati 13 anni, il padre non aveva tempo, non aveva testa e non aveva voglia. Su sua richiesta, Marcel, Lalou, da adesso in poi e per sempre, Lalou, ebbe carta bianca nella gestione dell'attività di negozio del padre. Non aveva ancora 20 anni. Il vino che avete nel bicchiere è del 59, le sottrazioni fatele voi, sono uve scelte personalmente da Lalou a 27 anni, nel comune di Bonn, in un modo rivoluzionario. Bonn è la città dove nel sud della Borgogna del vino, nel sud della Côte d'Or, risiedono e hanno sempre risieduto i grandi negozianti, i grandi acquirenti di uve. Bouchard, di cui prima abbiamo sentito lo sconvolgente Montrachet 2004, almeno a mio giudizio, ma anche Jadot, e intorno alla città di Bonn si muovevano Rempedoc, che c'è ancora, Chanson, che c'è ancora, e altri che non ci sono più, come Camille Giraud. Tutti questi lavoravano a contratto: tu mi vendi l'uva, firmi un contratto, me la vendi per 20 anni. Lalou, la piccola Lalou, non voleva contratti. Lei diceva: vengo lì, sento la botte, se mi piace compro tutta la botte e me la porto in cantina. O così, o niente.
È un caso raro nel mondo, e del resto i risultati che sono poi venuti l'hanno confermato. Una selezionatrice incredibile, di incredibile bravura, anche perché si trattava di vini molto giovani, e i vini di Bonn molto giovani sono molto molto difficili da capire, perché sono scuri, sono tannici, più degli altri vini di Borgogna, non hanno quella scintilla di genio, di imprevedibilità che hanno i vini del nord, i vini di Chambolle, di Vaucomanè, di Chevrey-Chambertin. I vini di Bonn sono tetragoni, sono quadrati, squadrati, diciamo, hanno poca grazia. Allora sentiremo il frutto del suo lavoro del 59. Il sostentamento economico era dovuto al fatto che, per fortuna, il padre aveva comprato questa parte del Domaine della Romanée Conti e aveva ottenuto una fondamentale condizione commerciale, che a parte gli Stati Uniti e a parte la Gran Bretagna, la distribuzione nel mondo dei vini del Domaine della Romanée Conti l'avrebbe curata lui, Henri Leroy. E arrivarono così praticamente i tre quarti dei fondi necessari per ampliare via via il patrimonio di vigne, fino ad arrivare a quello che oggi è uno dei più incredibili patrimoni di vigne che ci siano nel mondo. Leroy oggi produce 9 Grand Cru eccelsi, venduti a prezzi stratosferici, ma trattasi di vini stratosferici. L'azienda si è ingrandita in gran parte nel 1988, quando è stato comprato come unico blocco e come unico acquirente il Domaine di Charles Noëlla, che per quanto fosse in stato di semi-abbandono costò 20 miliardi di lire del 1988. Pochi ettari, eh? Note sul vino. Una nota prima di procedere all'assaggio che conclude questa sezione. Il grande Borgogna, quando invecchia, non ha bisogno di alcuna giustificazione. Non è un vino che diventa qualcosa di altro. Non è un vino che trasfigura, è un vino che chiede di essere valutato come se fosse stato fatto ieri.